disciplina. Noi oggi ci troviamo qui in questa incredibile cornice dell'anfiteatro di Pompei, perché qui veramente la rievocazione storica entra a far parte di un parco archeologico immenso come quello di Pompei. Assolutamente sì, è la prima volta nel parco archeologico di Pompei che si realizza una rievocazione e ricostruzione storica di uno spaccato di vita romana. Siamo precisamente nel primo secolo d.C., qualche momento prima della grande eruzione del 79, che vede protagonisti sia Pino il Vecchio, quindi il grande prefetto e comandante della flotta di Miseno, e sia l'imperatore Tito. C'è questo fatidico incontro fra queste due grandi figure del primo secolo, e attorno abbiamo costruito una grande rievocazione storica con legionari, gladiatori, didattica, quindi un grande accampamento militare, dove faremo rivivere ai visitatori di Pompei uno spaccato di vita veramente importante. Io adesso ti faccio un paio di domande di quelle veramente brutte. Oltre a essere un grandissimo successo e momento per quanto riguarda la rievocazione storica romana, però qui abbiamo anche dei numeri di pubblico veramente importanti, sia come numero di rievocatori che dall'altra parte anche come visitatori. Abbiamo fatto tre eventi, diciamo prova, chiamiamoli così, nelle domeniche precedenti il grande evento del 28 e 29 settembre, e favoriti anche dal grande turismo che sta insomma crescendo nei nostri parchi archeologici, abbiamo avuto numeri importanti. La prima giornata abbiamo avuto 33.000 visitatori, è la prima volta che il parco archeologico di Pompei supera addirittura il Colosseo, quindi un momento importante questo a maggio. Poi abbiamo avuto una media di 20-25.000 visitatori, cosa che andiamo a prevedere anche durante l'evento del 28 e 29, a fronte di circa quasi 300 rievocatori che saranno i protagonisti di quei due giorni. Ovviamente questo è un risultato che non si riesce a ottenere con un'unica compagnia, un unico gruppo di rievocazione, bisogna riuscire a creare proprio un team, una rete. È quello che stiamo lavorando da due anni, perché in Italia diciamo, è risultato abbastanza difficile fare una rete costruttiva. La grande reciprocità che c'è nei gruppi che collaborano con noi ci hanno permesso di generare appunto un supporto di quasi 12 compagnie, associazioni sul territorio nazionale, con richieste anche di associazioni internazionali, ma che non abbiamo potuto ospitare per ragioni organizzative, economiche e quant'altro. Quindi il prodotto Parco Archeologico di Pompei da un punto di vista rievocativo fa gola anche ai grandi scenari internazionali, e il nostro obiettivo è far diventare in Italia, se non il più importante, uno dei più importanti incontri di rievocazione storica romana. Un'ultima domanda, poi ti lascio andare, perché ovviamente devi gestire tutto quello che è l'evento. Oltre a Pompei, che ovviamente è qualcosa che veramente di immenso, e come dicevi giustamente tu, da tutto il mondo vogliono venire a visitare, questo modello, il modello di arrivare con degli, tra virgolette, spettacoli, degli eventi di rievocazione storica per avvicinare il pubblico a quello che è il monumento, il parco archeologico, è un format in realtà esportabile, replicabile, che potrebbe far bene al tessuto italiano? Questo format ha avuto già il suo particolare successo, perché è stato già applicato soprattutto nei Campi Flegrei, dove noi come Classis Misenensis, noi riproduciamo la flotta di Roma ed è il perno dei nostri obiettivi, chiaramente in un territorio che ha ospitato la grande flotta romana non poteva che non accogliere questo tipo di progetto, e quindi Miseno, Baia, Bacoli e la stessa Pozzuoli saranno nel 2025, ma già nel 2024, altri momenti di organizzazione e di coesione. Io non posso fare altro che ringraziare Pino il Vecchio, alias Martruscello Cinquegrana, e ci vediamo al prossimo evento rievocativo. Al prossimo evento.